secondi. E siamo al quinto match della serata, dei 10 previsti stasera qui al Palahockey. Sono categoria junior, limite dei 52 kg, 3 riprese da 2 minuti. In rosso della box tricolore Olmedo Reggio Emilia è il campione regionale Lorenzo Hurricane Martinucci. Il suo avversario in blu della Rimini Box Biagini è Giacomo Merlini, e potete immaginare fin da queste prime battute come mai il soprannome di Martinucci sia Hurricane Uragano. Vedete grandissima velocità, grandissima intensità, bella azione a segno, ragazzo molto rapido, dotato di ottimi mezzi tecnici, ormai tanti di suoi incontri all'attivo nonostante la giovanissima età, è un elemento su cui si conta per il futuro, per la box tricolore Olmedo, ha ottime qualità, non per niente da 2 anni consecutivi campioni regionali. E comunque non sembra essere da meno il suo avversario stasera, il riminese Merlino, struttura fisica molto simile per questi due ragazzi. E sinistro a segno intanto di Martinucci, ora a destro si difende, poi viene fuori molto bene, bel movimento di tronco, sta match che appare equilibrato, ma i colpi migliori finora in questo primo round nei 3 previsti li ha messi a segno il reggiano Martinucci, il rosso lo ricordiamo. Ora colpo sotto, sinistro, quasi a segno di Martinucci. Vedete che ancora sinistro, che si difende bene, momenti di tronco, poi uscendo mette questi bei colpi precisi, in particolare col sinistro. Ancora gancio sinistro, poi doppiato dal destro, vedete. Si muove come un pugile, un atleta consumato, questo Martinucci, che si aggiudica senz'altro la prima ripresa. Vuole secondi. Vediamo se sarà in grado Martinucci di ripetere l'ottima prima ripresa che ha fatto. E la seconda ripresa è stata sottolineata dagli applausi del pubblico qui del Palahockey. Ha cominciato con grande grinta il suo avversario in blu, Giacomo Merlini di Rimini. Ora si deve difendere per Martinucci, ma bravo a uscire, a ribaltare la situazione. Vedete come si difende bene, poi esce ancora con questi colpi rapidi e precisi che stanno esaltando il pubblico reggiano. Una box veramente ragionata, ancora bel destro a segno. Sembra veramente avere qualcosa in più rispetto all'avversario in queste prime fasi. Lui stanno un attimo rifiatando, ma già il match sembra rientrare nel vivo. Fase centrale del secondo round. Ovviamente non si può girare Merlini, riminese in blu, reggiano Harrick e Martinucci in rosso. Sta facendo un ottimo match, destro ancora, poi sinistro, e poi si copre bene dai colpi, dalle repliche dell'avversario. Bei movimenti di tronco che non vediamo fare tanto spesso tra i dilettanti. Bel sinistro a segno di Martinucci, vedete ancora sinistro e grande varietà di colpi. È un ragazzo che stasera sta facendo veramente vedere delle ottime cose. Destro a segno di Martinucci, che ha fatto per un attimo barcollare l'avversario. Ancora prosegue nella sua azione, si sta difendendo
a fatica, abbiamo visto, ha perso proprio un attimo il contatto col suolo, con le gambe, con i piedi. Con la sinistra di Martinucci, grande secondo round. Ricordiamo che al termine di questo match ci saranno 5 minuti di pausa. Fuori secondi. Terzo e ultimo round di questo quinto match qui al Palahockey tra Lorenzo Hurricane Martinucci in rosso della box di colore Olmedo Reggio Emilia, che ha dato spettacolo nei primi due round contro Giacomo Merlini in blu della Biagini Box Rimini, che ora ce la sta mettendo tutta per vincere almeno questo terzo round. Però vedete come è abile nel difendersi Martinucci e nell'andare a colpire in modo preciso sia di destro che di sinistro. Abbiamo visto mettere un montante, adesso attenzione, ora pizzica col sinistro Merlini. Destro preciso di Martinucci. Ancora tocca col destro, cerca di lavorare sotto Merlini, ma si difende bene il reggiano. Ancora grande rapidità di braccia e difesa efficace per Martinucci, mentre Merlini viene richiamato dall'arbitro per, diciamo, un modo di boxare non sempre ortodosso e regolamentare. Ora è il momento un po' di soffrire per Martinucci per portare a casa il match. L'avversario sta dando tutto, anche se in maniera un po' confusionaria, ma ora ce la sta veramente mettendo tutta per vincere almeno questo terzo round. Ma Martinucci sta reggendo molto bene l'urto, si copre molto bene con i guantoni e quando può, come in questo caso, vedete, riesce a trovare scoperto l'avversario. E grande velocità e precisione. Ultime fasi di questo match tra gli applausi del Palahockey, abbraccio tra questi due ragazzi e applausi. Abbiamo visto Lorenzo Hurricane Martinucci in grande serata e non credo che la vittoria gli possa sfuggire. Attendiamo Valentino ora l'ufficialità. Comunque abbiamo visto veramente un Martinucci in grande spolvero. Questo quinto round. Poi nella seconda parte della serata vedremo. Ai punti vince Lorenzo Martinucci. È confermata la vittoria di Martinucci. Vedremo nei prossimi incontri Claudia Salerno, Eero Struzzi, Farouk Belamra, Mattia De Bianchi e Oldrin Mukai. Giacomo Belorini, boxer. Piacere.